Capitolo 38, 20 dicembre 1826. È il quinto anniversario delle mie nozze e l'ultimo, spero, che passerò sotto questo tetto. Ormai sono decisa e ho già cominciato a fare i preparativi. Ho la coscienza tranquilla, ma in attesa di realizzare concretamente il mio piano, cercherò di ingannare l'ansia di queste interminabili serate invernali a fare qui il punto della situazione. Mi sarà di grande soddisfazione personale. Certo, non un gran divertimento, ma mascherata da utile attività e presentandosi come un compito, mi sarà più congeniale di un altro qualsiasi passatempo più leggero. In settembre, la sonnolenta vita di Grassdale si è rianimata con la visita di un gruppo di signore e gentiluomini, per così dire, gli stessi di 2 anni prima, più alcuni altri, tra cui la signora Hargrave con la figlia più piccola. Lady Lowborough e i signori furono invitati per compiacere il padrone di casa, gli altri ospiti, immagino, per salvare le apparenze e assicurarsi che io mantenessi un contegno civile. Le signore, però, si sono fermate solo per 3 settimane, mentre i signori per oltre 2 mesi, giacché il padrone di casa non voleva lasciarli andare via. Tale era l'angoscia di ritrovarsi con la sola compagnia della sua brillante intelligenza, della sua coscienza pulita e dell'affetto di sua moglie. Il giorno in cui arrivò Lady Lowborough, la raggiunsi nella sua stanza e le dissi che se avessi avuto motivo di credere che la relazione peccaminosa con il signor Huntington continuasse, non avrei esitato a informarne anche suo marito o quantomeno fare in modo di stigare in lui il sospetto. A prescindere da quanto terribili e infauste sarebbero state le conseguenze del mio gesto. Sulle prime, la mia affermazione, tanto calma e fredda, la lasciò sorpresa. Poi mi disse invece che se avessi intravisto nella sua condotta qualche segno di quella trasgressione, potevo sentirmi libera di parlarne con Lord Lowborough. Ritenni il nostro scambio soddisfacente e me ne andai. Effettivamente non notai nulla di sospetto o indegno nel suo comportamento nei confronti del padrone di casa, ma c'erano tanti altri ospiti a cui dovevo pensare e non li osservai con tanta attenzione. A dir la verità, avevo paura di accorgermi di qualcosa, sentivo che la questione non mi riguardava più e temevo di sentirmi in dovere di informare della cosa a Lord Lowborough. Le mie paure finirono in una maniera che certamente non avevo previsto. 2 settimane dopo l'arrivo degli ospiti, una sera ero andata in biblioteca a riposarmi qualche minuto. Fingere continuamente il buon umore e mantenere sempre viva la conversazione mi costava un tale sacrificio. Anche in considerazione del lungo isolamento in cui vivevo di solito, mi era impossibile sforzarmi di dominare i miei sentimenti tanto a lungo, o riuscire sempre a trovare il modo di sorridere e parlare per interpretare la parte della padrona di casa perfetta, se non dell'amica gioiosa. Ero nel vano della finestra, che guardavo fuori, a ovest, verso un gruppo di colline scure che si stagliavano contro il cielo ambrato del crepuscolo in cui si mescolava l'azzurro chiaro. Già splendeva in alto una sfera luminosa che sembrava promettere: quando questa debole luce non ci sarà più, il mondo non rimarrà al buio. Le persone che hanno fede, che non sono confuse dalla mancanza di fede né dal peccato, non saranno mai prive di conforto. Sentii dei passi frettolosi avvicinarsi alla stanza e poi vidi entrare Lord Lowborough. La biblioteca era ancora il luogo in cui più volentieri veniva a cercare rifugio. Chiuse la porta bruscamente e lanciò il cappello senza neppure guardare dove finisse. Cosa gli era capitato? Era pallido come un fantasma, teneva lo sguardo fisso a terra, gli tremavano i denti e aveva la fronte imperlata del sudore dell'angoscia. Aveva forse scoperto tutto? Ignaro della mia presenza, iniziò a camminare su e giù per la stanza, pronunciando esclamazioni e frasi sconnesse, torcendosi le mani. Feci qualche movimento per manifestarmi, ma era talmente fuori di sé che non si accorse comunque di nulla. Pensai che avrei potuto filarmela mentre era di spalle e ci provai, ma ecco che infine mi notò. Sobbalzò, poi restò fermo un istante. Si asciugò la fronte e mi venne incontro con grande contegno per dirmi: «Signora Huntington, devo partire domani stesso». «Domani?» dissi io. «Non voglio domandarvene la ragione».
Significa che sapete qual è? Come riuscite a mantenervi tanto calma? Mi domandò fissandomi stupito e mi parve anche con un lieve rancore. Ah, conosco da così tanto tempo, iniziai, il carattere di mio marito che nulla più può turbarmi. Da quanto lo sapete? Mi chiese con il pugno chiuso sul tavolo e guardandomi dritta negli occhi. Mi sentivo come se avessi compiuto un delitto. Non è molto, dissi. Voi ne eravate al corrente, non mi avete detto nulla, gridò. Avete collaborato all'inganno? No, signore, non ho collaborato all'inganno. E perché allora non mi avete detto nulla? Sapevo che vi avrebbe addolorato e speravo che vostra moglie si sarebbe riscattata e che non ci sarebbe stato quindi più bisogno di affliggervi con... Santo cielo, ma da quanto tempo va avanti? Dovete dirmelo, signora Huntington. 2 anni, credo. Oddio! Oddio, mia moglie mi ha ingannato così a lungo! A quel punto si girò e riprese a camminare per la stanza, animato dalla stessa agitazione di pochi minuti prima. Io ero afflitta, ma volevo provare a confortarlo, sebbene non sapessi in che modo. È una donna malvagia, gli dissi. Vi ha ingannato e tradito senza scrupoli e non merita il vostro rimpianto ora, né il vostro amore. Non permettetele più di farvi soffrire. Prendete le distanze, fate affidamento sulle vostre sole gambe. Anche voi, signora, mi avete offeso con il vostro silenzio, disse fermandosi a guardarmi. A quel punto mi venne l'impulso di reagire. Qualcosa dentro di me si ribellava davanti a tanta durezza, soprattutto pensando a quanto era stata sincera la mia simpatia nei suoi confronti, e avrei voluto rispondere dunque con altrettanta severità. Per fortuna non seguii quell'impulso. Mi fu chiaro quanto dovesse sentirsi angosciato quando lo vidi battersi la fronte e avvicinarsi alla finestra ed esclamare: Dio, voglio morire! E non ritenni opportuno aggiungere anche solo una goccia di amarezza in quel vaso già colmo. Tuttavia, gli risposi con freddezza: Potrei in effetti offrirvi molte giustificazioni che qualcuno sarebbe disposto a confermare, ma non lo farò. Le conosco. Mi direste che non volevate impicciarvi, che avrei dovuto prestare maggiore attenzione e che se ora mi trovo in questo stato è solo a causa di quel che non ho voluto vedere e che non ho il diritto di accusare chi mi ritiene più saggio di quanto non sia davvero. Certo, ho sbagliato, dissi, interrompendo il suo soliloquio, ma qualsiasi siano le ragioni della mia colpa, l'assenza di coraggio o una premurosa compassione nei vostri confronti, son certa che mi state accusando troppo severamente. Quando siete arrivati 2 settimane fa, ho detto a Lady Loboroff che se avessi notato qualcosa di indegno nella sua condotta, non avrei esitato a informarvi dell'inganno. E lei stessa mi ha detto che potevo sentirmi libera, sempre nel caso in cui avessi effettivamente visto qualcosa di disdicevole. Ma non mi è parso di notare nulla, in effetti, e ho pensato che la faccenda fosse infine rientrata. Mentre parlavo, lui continuava a guardare fuori dalla finestra, senza mai interrompermi. Poi, come provocato da quanto andavo dicendo, batté il piede a terra e con la fronte aggrottata e i denti serrati, come in preda a uno spasmo fisico, esclamò: Avete sbagliato, avete sbagliato! Niente potrà mai rimediare a questo errore. Niente mi restituirà gli anni in cui ho voluto fidarmi di lei. Niente! Era disperato. Mi accorgo ora che ho fatto male, sì, dissi, ma al momento non posso che dolermi di non aver visto anche prima le cose sotto questa luce. Mi è impossibile cambiare il passato. Forse per il modo in cui gli avevo parlato, forse per quel che avevo detto, non so, ma qualcosa nel suo stato d'animo cambiò. Si girò a guardarmi in quella debole luce e mi disse in tono più calmo: Avrete sofferto anche voi. Ho sofferto moltissimo all'inizio. Quando è stato? 2 anni fa, e tra 2 anni sarete calmo come sono io adesso e anche molto, molto più felice, ne sono sicura, perché siete un uomo e siete libero di agire più di quanto lo sia io. Accennò un rapido sorriso amaro. Non dovete essere stata molto felice negli ultimi tempi, disse quindi, sforzandosi di tornare in sé e di non insistere oltre sulla sua mala sorte. Come potrei essere felice con un uomo simile accanto? Gli risposi, quasi offesa al pensiero di quella prospettiva. Ho notato come siete cambiata nell'aspetto dai primi anni del vostro matrimonio, disse.
E ne ho parlato con quel dannato demonio, disse con rabbia. Mi ha risposto che era la vostra acidità a consumarvi la giovinezza, che stavate diventando vecchia e brutta precocemente, e che questo stava rendendo la vita coniugale triste come la cella di un convento. Vedo che sorridete, signora Huntington. Riuscite a restare impassibile. Vorrei essere calmo come voi. Non ero certo così calma all'inizio, replicai. Ho acquisito questa capacità mio malgrado e non senza fatica. Di colpo entrò nella stanza il signor Hattersley. Salute, Loboraff disse. Chiedo scusa, fece vedendo che c'ero anch'io. Non immaginavo che vi trovaste qui insieme. Animo, animo, esclamò rivolto a Loboraff, dandogli una pacca sulla spalla, che lo costrinse a fare un balzo all'indietro e a guardarlo con astio e disprezzo. Venite con me, debbo parlarvi. Parlate pure. Non sono sicuro che quel che devo dirvi risulti gradito alla signora Huntington. In questo caso non sarà gradito neppure a me, gli rispose voltandosi per uscire. E invece sì, gli gridò dietro Hattersley seguendolo. Se siete davvero un uomo degno di questo nome, è questo quel che ci vuole per voi. Proseguì a voce più bassa, ma non troppo perché non riuscissi a distinguere ogni parola anche attraverso la porta accostata. Avete subito un torto. No, non arrabbiatevi, non è mia intenzione insultarvi. È che riesco a esprimermi solo in questo modo. Parlo con franchezza, come sapete, oppure taccio. Sono venuto. Calmatevi, lasciatemi finire. Sono venuto per mettermi a vostra disposizione. Huntington è un mio amico, è vero, ma si è comportato da autentico farabutto. Dunque, in questo caso, sarò dalla vostra parte. Voi volete mettere a posto ogni cosa, lo so. È quel che ci vuole perché torniate in sesto. E anche se dovesse capitare un incidente, andrà bene lo stesso, tanto siete disperato ora. Coraggio, datemi la mano e sollevatevi. Scegliete voi quando e dove, e di tutto il resto mi occuperò io stesso. È proprio questa, replicò Lord Loboraff a voce bassa e in tono pacato, la soluzione che il mio cuore o il demonio che vi dimora mi ha indicato. Affrontarlo una volta per tutte e non fargliela passare liscia. Non importa chi dei due cadrà, se lui, io o entrambi, perché so che sarei comunque incredibilmente sollevato. Esattamente, dunque? No, esclamò Loboraff con grande determinazione. Lo detesto con tutto me stesso, è vero, e se lo colpisse una disgrazia farebbe la mia felicità, ma lo rimetto a Dio. Allo stesso modo disprezzo la mia vita, ma lascerò anche questa nelle mani di colui che me l'ha donata. Ma statemi a sentire, qui si tratta, insistette Hattersley. Basta così, non dite altro. Ho già un demonio dentro di me con cui combattere. Non siete che un codardo. Fate come credete, gli disse quel tentatore allontanandosi. Avete fatto bene, Lord Loboraff, gli gridai correndogli incontro e premendogli la mano tremante prima che si avviasse per le scale. Forse il mondo davvero non vi merita. Si girò a guardarmi con un grave stupore negli occhi, senza capire le ragioni del mio slancio, ed io provai un'improvvisa vergogna per averlo assecondato. Subito dopo, però, una luce più umana gli animò lo sguardo, mi strinse delicatamente la mano e disse: Che Dio ci aiuti. E così sia, gli risposi, e ci salutammo. A quel punto rientrai in salotto, dove ero attesa con gioia da una o due persone e per pura formalità da tutte le altre. Hattersley era in anticamera a infamare Lord Loboraff per la sua vigliaccheria alla presenza di un pubblico selezionato. Nella fattispecie il signor Huntington, che compiaciuto del suo indegno tradimento si faceva beffe della povera vittima, mentre il signor Grimsby ascoltava ridacchiando tutto soddisfatto. Li guardai tutti e tre passando loro accanto. Hattersley interruppe il suo monologo fissandomi con aria di sfida. Grimsby mi rivolse un'occhiata colma della più feroce malvagità, mentre mio marito Huntington mi apostrofò con un volgare insulto. In salotto, Lady Loboraff si sforzava di nascondere il suo stato d'animo turbato, ostentando più vivacità e allegria del solito, che risultavano del tutto inopportune date le circostanze. Aveva appena finito di dire lei stessa a tutti che suo marito aveva ricevuto delle cattive notizie che l'avrebbero costretto a partire al più presto e che gli avevano procurato un violento mal di testa.
causa di questo, e per dedicarsi subito a preparare la partenza imminente, aveva detto, quella sera sicuramente non si sarebbe visto. Aveva aggiunto che si trattava solo di una questione di affari e che la cosa non la riguardava, e fu a quel punto del suo discorso che entrai nella stanza, guadagnandomi un'occhiata severa e sprezzante da parte sua, che mi lasciò meravigliata e al tempo stesso disgustata. Tuttavia sono in ansia, disse, e un poco seccata, poiché credo sia mio dovere partire con lui, e mi dispiace dovermi separare dai miei amici così presto e all'improvviso. Sarà, osservò Esther seduta accanto a lei, ma non vi ho mai vista tanto allegra, Annabella. È ovvio, mia cara, ho intenzione di approfittare il più possibile della compagnia di voi tutti, proprio perché questa potrebbe essere l'ultima sera per chissà quanto tempo, e inoltre desidero che conserviate di me il migliore dei ricordi. Guardandosi attorno, notò che la zia la stava fissando con aria sospetta, quindi si alzò ed esclamò: Adesso vi canterò qualcosa. Ho il vostro permesso, zia? Per voi, signora Huntington? Siete tutti d'accordo? Ottimo, farò del mio meglio per intrattenervi. Lady Loboraff e suo marito abitavano le stanze adiacenti alla mia. Non saprei dire come trascorse quella notte, Annabella. Io però restai sveglia ad ascoltare lui che camminava avanti e indietro incessantemente. Ci fu un momento in cui lo sentii lanciare qualcosa di sotto, accompagnato da una sentita esclamazione. La mattina dopo la loro partenza, trovammo sul prato un coltello ben affilato. Aveva nascosto anche un rasoio sotto la brace del camino, che solo in parte l'aveva già annerito. Evidentemente aveva lottato con tanta determinazione al desiderio di porre fine alla sua vita disgraziata. Sentirlo camminare su e giù, mentre me ne stavo sdraiata nel letto, mi dava una pena infinita. Ero stata troppo presa da me stessa e poco da lui fino a quel momento. Ma quella notte scordai le mie pene e pensai solo alle sue, al suo amore appassionato gettato al vento, alla tenera fiducia ingannata tanto impietosamente. Ma no, non mi metterò ad elencare tutte le ingiustizie che ritenevo avesse subito. Mi limiterò a dire che detestavo sua moglie e mio marito più che mai, e non tanto per me stessa quanto per lui. Pover'uomo. Pensavo, disprezzato dagli amici e dalla società, a una moglie bugiarda e un amico meschino che non sono altrettanto denigrati, ed essersi rifiutato di cercare vendetta per il torto subito ha avuto l'effetto di isolarlo ancor di più e di coprire il suo nome di vergogna. Lui che lo sa, soffre ancora di più. Vede l'ingiustizia, ma non può affrontarla, poiché non è sostenuto dalla robusta stima di se stesso che dovrebbe avere un uomo orgoglioso della sua integrità, pronto a rispondere a testa alta ai suoi nemici, disprezzando chi lo disprezza, sollevandosi, se possibile, al di sopra delle infami turbolenze terrene in vista dell'eterna luce, anche se sa che Dio è giusto. Non riesce a vedere ora quella giustizia, anche se sa che la nostra vita è tanto breve, la sua morte gli pare ancora troppo lontana. Crede in un'altra vita, eppure l'angoscia di quella presente lo turba al punto da impedirgli di immaginare l'eterno riposo. Non gli resta che chinare il capo in mezzo alla tempesta e restare saldamente e disperatamente attaccato alla sua giustizia, come un naufrago su una zattera, cieco, sordo, in balia delle onde, anche lui sente di non avere scampo. Ma sa che la sua unica speranza è quella di restare attaccato alla vita e alla sua capacità di pensare finché ne ha ancora la possibilità. Oh, se solo potessi consolarlo da amica e dirgli che non l'ho mai stimato tanto come questa notte. Il giorno dopo partirono prestissimo, prima ancora che gli altri ospiti fossero scesi per la colazione. Incontrai Lord Loboraff uscendo dalla mia stanza, il quale stava scendendo per raggiungere sua moglie che era già in carrozza, mentre Arthur, o meglio il signor Huntington, preferisco chiamarlo così giacché Arthur è anche il nome di mio figlio, si prese la sfacciata libertà di presentarsi ancora in veste da camera per salutare il suo amico. Già partite, Loboraff? Gli disse. Allora, a presto, insistette tendendogli una mano sorridente. L'altro l'avrebbe di certo colpito se non avesse indietreggiato con un balzo, evitando il pugno furioso.
e così stretto da avere le nocche tutte bianche. L'Oburaf lo guardò con rabbia e disprezzo, sibilandogli un terribile insulto che non avrebbe mai usato pronunciare se fosse stato lucido e capace di scegliere meglio le parole. E si voltò. «Non è certo spirito cristiano il vostro», lo incalzò quella canaglia di mio marito. «Non voglio rinunciare a un così vecchio amico solo per sua moglie. Prendetevi la mia. Non vi pare un risarcimento generoso?» Nel frattempo, l'Oburaf era arrivato in fondo alla scala e stava giusto attraversando l'ingresso. Huntington si affacciò alla balaustra e disse: «Vi prego di presentare ad Annabella i miei migliori omaggi. Vi auguro di fare buon viaggio». E così dicendo, se ne tornò soddisfatto nella sua stanza. Disse poi di essere contento che fosse partita. Era troppo dispotica ed esigente. Adesso sì che posso tornare a essere me stesso e stare tranquillo. Non so nulla di quanto accadde in seguito a Lord Loboraf, eccetto quel che mi ha raccontato Millicent, la quale non sospetta il motivo della loro separazione, ma mi ha detto che al momento lei vive tra la città e la campagna, conducendo la solita vita in allegria, mentre lui si è ritirato in un suo antico castello nel nord. Hanno due figli, entrambi sotto la custodia del padre. Il maschio, l'erede, è un bel bambino, quasi coetaneo del mio Arthur, nei confronti del quale l'Oboraf nutrirà senz'altro vive speranze, mentre la piccola, che ha circa 1 anno e mezzo, occhi azzurri e capelli chiari, deve aver deciso di tenerla con sé solo per evitarle l'ingiustizia di crescere secondo gli insegnamenti e l'esempio di una donna simile. Non avendo mai amato i bambini e avendo dimostrato sempre così poco attaccamento anche nei confronti dei suoi, immagino che debba essere un sollievo per lei la loro lontananza, che la libera dall'incombenza di doversene occupare. Pochi giorni dopo la partenza di Lady e Lord Loboraf, le signore decisero di privare la nostra Grassdale della loro luminosa compagnia. Forse avrebbero potuto cambiare idea, ma né il padrone né la padrona di casa si mostrarono ansiosi di trattenerle. Anzi, il primo era sin troppo esplicito nel far capire quanto sarebbe stato contento di liberarsi di loro. Così la signora Hargrave tornò al Grove con le sue figlie e i nipoti, che nel frattempo sono diventati 3. I signori invece rimasero. Come ho già detto, infatti, Huntington era determinato a trattenerli il più possibile e, finalmente liberi da ogni freno, si abbandonarono a ogni trasgressione, follia e vizio, trasformando la nostra casa in un teatro di baldoria e caos. Non saprei dire chi di loro tenesse una condotta migliore e chi peggiore, poiché, vedendo come stavano andando le cose, decisi di vivere tra il piano di sopra e la biblioteca, una volta lasciata la sala da pranzo, per non vederli più fino al mattino a colazione. Tuttavia, devo riconoscere che a confronto degli altri, il signor Hargrave era un esempio di rettitudine e sobrietà. Ci aveva raggiunti 10 giorni dopo l'arrivo degli altri ospiti, poiché quando erano arrivati si trovava ancora sul continente e io avevo sperato che non accettasse l'invito. Ad ogni modo, in quelle settimane tenne una condotta ideale nei miei confronti, nel pieno rispetto dell'educazione e del buon senso, senza mai mostrarsi triste o malinconico e mantenendo una certa distanza, pur senza apparire arrogante né distaccato tanto da insospettire la sorella o accendere la curiosità della madre.